L'interpretazione che Jawlensky dà del volto umano è sintomatica dell'atmosfera spiritualistica diffusa nell'Europa orientale agli inizi del Novecento. Il misticismo pittorico dell'artista russo ha come fondamento una concezione dell'arte tesa alla manifestazione della dimensione nascosta del visibile, lo spirituale. Il processo di riduzione formale attraverso cui il pittore arriva alla definizione dei volti sembra derivare inoltre dalla pittura di icone, caratteristica del cristianesimo ortodosso. Il ritratto più noto dell'artista è senza dubbio quello raffigurante Alexander Sakharov, un ballerino professionista che orbitava nell'ambito del Blaue Reiter. Sakharov è ritratto in una posa delicata, armoniosa, a tradire la sua professione probabilmente. Il vestito è reso con una grande campitura rossa con un bordo nero che svela solo la forma. L'ombra alle spalle del ballerino è di colore verde. Il volto è schematizzato, acuminato, lasciando allo spettatore la libertà di concentrarsi sullo sguardo misterioso di Alexander. In questo ritratto si incontra per la prima volta il motivo del ritratto frontale, simmetrico, con occhi spalancati e sguardo penetrante, che nelle teste sempre più tipizzate diventerà un tema centrale nei dipinti di Jawlensky fino alla Prima Guerra Mondiale. Con impressionante schiettezza il modello fissa lo spettatore dai suoi occhi truccati di nero. All'osservatore difficilmente sfugge l'ardore dello sguardo, l'audacia della posa e il rosso dell'abito e della bocca sorridente. Jawlensky realizzò diversi ritratti di Sakharov, all'epoca suo caro amico. Solo nel 1909 ne dipinse tre. Secondo alcuni studiosi, Jawlensky dipinse spontaneamente il quadro in meno di mezz'ora, quando il ballerino gli fece visita in studio una sera prima dello spettacolo, già truccato e in costume. Sakharov aveva immediatamente portato con sé il dipinto ancora fresco, temendo che Jawlensky avrebbe continuato a rielaborarlo come spesso accadeva. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui le linee rapide e ampie sullo sfondo abbozzato e il fascino della presenza diretta e personale del modello non hanno perso nulla della loro immediatezza e freschezza. L'androginia dell'aspetto di Sakharov deve aver avuto un effetto particolarmente attraente su Jawlensky, che nella serie delle sue successive teste degli anni 20 e 30 cancellava sempre più spesso tutte le caratteristiche individuali, comprese quelle di genere, a favore di una concezione schematizzata e meditativa del volto umano. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!